Dopo l'evento di presentazione del nuovissimo MetaQuest 3S ci avete sommerso di domande, sia chi lo ha già preordinato, sia chi è ancora indeciso su cosa fare. Tra le differenze maggiori tra Quest 2 e Quest 3 è chiaro che il Quest 3S si posiziona proprio nel mezzo. Ma quanto in mezzo? E soprattutto vogliamo rispondere alla domanda: è meglio comprare un singolo Apple Vision Pro o 12,1 MetaQuest 3S? Ve lo lascio scoprire in questo video. Il MetaQuest 3S è il nuovo visore di realtà virtuale di Meta, nuovo per data di uscita, ma la S non sta per super, indica semplicemente la linea economica dei visori Meta. Questa linea andrà a sostituire formalmente il Quest 2, che visto il prezzo e prestazione è ancora richiestissimo. Dotato di controller inclusi, vi permetterà di immergervi in mondi virtuali mai visti prima. Se però siete nuovi a questo mondo e vi sembra tutto troppo confuso, vi consiglio di guardare il video Realtà virtuale per principianti. Anche se non si parla specificatamente del MetaQuest 3S, troverete tutte le informazioni di base necessarie per comprendere la realtà virtuale e anche il video su con quali giochi incominciare se questo dovesse essere il vostro primo visore. In poche parole, la realtà virtuale di Meta è come una maschera da sci con due display, uno per occhio, che creano un effetto stereoscopico, alimentato da una potenza simile a quella di uno smartphone top di gamma. Quanto mi costa? MetaQuest ha un prezzo iniziale di 329€, compreso di controller essenziali per divertirsi con il visore. Si parte dal taglio da 128GB, mentre il taglio da 256 costerà 439. Chi ha letto le notizie della stampa internazionale ha letto il prezzo in dollari, più interessante, ma sono valori che non tengono conto appunto della conversione all'euro e le tasse di importazione. Cosa ci posso fare con MetaQuest 3S? MetaQuest 3S al momento è posizionato come visore per il gaming, ovviamente di giochi fatti apposta per la realtà virtuale. Non sarà possibile giocare giochi tradizionali e installarli qua dentro per giocare in realtà virtuale, quindi non è presente lo store di Steam o Epic Store o altro. Sarà possibile invece giocare a giochi tradizionali, che però appariranno come un grosso schermo davanti alla faccia, solo tramite servizi di streaming come il Gaming Cloud di Microsoft. In questo caso giocherete appunto in streaming e non sarà possibile giocare nativamente installando i giochi nel visore. Il MetaQuest 3S permette oltre al gaming di fruire di altre forme di intrattenimento, come vedere film che appariranno non in VR ma, come per il gaming tradizionale, tramite un grosso schermo virtuale flat davanti a noi, dentro ambientazioni come possono essere dei cinema, eccetera. Il visore permetterà anche di vedere eventi sportivi e concerti tramite l'app di Meta Horizon e a seconda del paese saranno disponibili più o meno servizi più o meno a pagamento. In VR potremo anche visitare virtualmente posti tramite app come Wonder per teletrasportarci in qualunque posto nel mondo. Nonostante, come abbia detto al momento, il focus del visore sia fortemente sul gaming, sono presenti comunque diverse app volte al disegno, alla creatività e all'educational per chi vuole anche imparare qualcosa. Se ve la siete persa nel minestrone delle nuove tante news dei giorni precedenti, sarà anche possibile avere una penna prodotta da Logitech che ci permetterà di creare in 3D e dare vita alle nostre idee. Come funziona però il MetaQuest 3S? Esattamente come il suo predecessore, il MetaQuest 2 è un visore standalone, tutto quello che serve per farlo funzionare è al suo interno. Basterà configurarlo attraverso l'app Meta scaricabile nel proprio smartphone, indossarlo e ci ritroveremo subito all'interno della home, dalla quale potremo avviare tutte le app e i giochi in nostro possesso. Nel mondo virtuale potremo interagire con i controller Meta Touch inclusi nella confezione e nei menu ed in pochissime altre app anche direttamente con le nostre mani grazie all'hand tracking. Non è necessario possedere un account Facebook per accedere al visore Meta, ma dovrete comunque creare un account Meta, che però non sarà necessariamente legato ad una piattaforma social come Facebook o Instagram. Quanto spazio serve per utilizzare il MetaQuest 3S? Meta consiglia uno spazio di almeno 2 metri per 2 metri. In ogni caso, in fase di configurazione sarà possibile definire l'area di gioco riconosciuta automaticamente dal visore, che riconoscerà muri, tavoli e divani, che ci appariranno poi in game quando saremo troppo vicini, avvisando così di eventuali ostacoli. Nel caso avessimo abbastanza spazio, esistono tantissime applicazioni e giochi che possono essere usufruiti in maniera più statica o da seduti. Il nostro consiglio è quello di avere almeno uno spazio che ci permetta di non urtare nulla quando allunghiamo al massimo le braccia o poco più. Quali sono le caratteristiche dell'hardware di MetaQuest 3S?
Come il suo fratello più costoso, MetaQuest 3 monta il SoC Snapdragon XR2 Gen 2 di Qualcomm. Essenzialmente questo SoC è paragonabile al doppio della potenza del processore Gen 1 montato sul MetaQuest 2, ma possiede alcune caratteristiche pensate appositamente per visori VR AR standalone, come il supporto al Wi-Fi 6E. Parlando quindi di sistemi mobile, il Quest 3S monta l'hardware in assoluto più avanzato che si può trovare oggigiorno, corredato da 8 GB di RAM e due tagli di memoria per i dati 128 GB e 256 GB. Per quanto riguarda le altre caratteristiche, il visore monta schermo LCD RGB con risoluzione 1832x1920 per occhio ad una frequenza di 90-120 Hz. Il sistema di tracciamento è a 6 gradi di libertà sia per la testa che per i controller, grazie alle telecamere poste direttamente sulla scocca del visore, inside out e altri sensori presenti all'interno della parete frontale sarà possibile essere tracciati senza nessuna problematica. Le lenti sono di tipo Fresnel, simile a quelle per MetaQuest 2, con IPD, distanza interpupillare, regolabile spostando fisicamente le lenti tra un range di 56 a 70 mm. Il FOV, campo visivo, è simile a quello di MetaQuest 2, cioè di circa 90-96 gradi. Presenta all'interno una batteria che garantisce dalle 2 alle 3 ore di utilizzo e due altoparlanti nelle stanghette laterali del visore, che su MetaQuest 2 abbiamo trovato di modesta qualità. È possibile in ogni caso usare le proprie cuffie Bluetooth, in quanto il MetaQuest 3S non ha l'uscita jack. Se ho già MetaQuest 2, conviene MetaQuest 3S o meglio MetaQuest 3? Nonostante questo sia un quesito puramente personale e dipende da ognuno di noi, c'è qualcosa che possiamo consigliare a voi o a chi è procinto di regalarsi o regalare un visore Meta? Se avete già MetaQuest 2 e dopo averlo comprato lo avete abbandonato presso in un angolo perché scontenti della grafica rispetto non so a un PSVR 2 o perché non è possibile giocare nativamente ad Alyx o Assetto Corsa Evo, MetaQuest 3S non vi serve a niente. Parlandoci chiaro, MetaQuest 3S fa tutto quello che già fa Quest 2 in maniera equivalente o in alcuni casi in modo migliore, ma non rappresenta in alcun modo un cambio completo di paradigma. Il doppio della potenza di una cosa che non vi interessava prima non vi interesserà nemmeno adesso. Ha un peso simile, ma non è diventato un occhiale leggerissimo, non ha la potenza di un PC da gaming di fascia alta e non ha interfacce neurali. Allo stesso modo, cinicamente, se il mondo non si è accorto della VR dopo MetaQuest 2, non sarà MetaQuest 3S domani mattina a far acquistare il visore alle aziende su larga scala. Diversamente, se invece siete amanti della VR a tutto tondo, non fate distinzione di razze VR e vi interessa divertirvi nel mondo migliore disponibile ma spendendo il meno possibile, allora potrebbe valere la pena sostituire il vostro Quest 2 per ordinare subito uno scintillante Quest 3S. Molti dei giochi che avrete adorato subiranno anche un miglioramento estetico, altri avranno opzioni inedite per la Mixed Reality e probabilmente lo troverete più reattivo e piacevole da usare. Per voi appassionati, MetaQuest 3S è una scelta obbligata per giocare meglio o spendendo meno che prendere un Quest 3. E per quanto riguarda l'ormai dimenticato MetaQuest Pro, meglio un MetaQuest Pro usato o un Quest 3S? Nonostante quello che si possa pensare o che ci abbia fatto pensare Meta negli ultimi mesi, Quest Pro non era assolutamente nato per il gaming, rappresentava sicuramente un modo interessante e costoso per giocare i giochi per MetaQuest 2, ma non vedo nessuna ragione al momento per preferire l'acquisto di un MetaQuest Pro, anche se usato, anche se a prezzi stracciati, rispetto a un MetaQuest 3S, per pochi semplici motivi che vi spiego qui. Il costo in primis, difficilmente troverete un Pro al prezzo così tanto scontato, ma soprattutto il processore del Pro è quello di vecchia generazione, questo vuol dire che nonostante tutte le ottimizzazioni che il Pro abbia potuto avere, difficilmente giocherete con le stesse performance del 3. La cosa che trae in inganno è che effettivamente il Pro abbia delle feature che non sembrano esserci neanche sul 3, non solo sul 3S, ad esempio il foveated rendering, il tracciamento parziale del viso per poter essere gli avatar più espressivi di sempre e le telecamere inserite nei controller del Pro per avere un tracciamento perfetto. Come per il 2, i controller del Pro saranno anche compatibili con il 3S se uno volesse, ma da vostro amico di quartiere, esperto di realtà virtuale, non mi sento di consigliare il Pro al posto del 3S. Se volete sentirvi dei Pro, allora forse potreste pensare ad Apple Vision Pro. Dai, rispondiamo a questa domanda provocatoria: meglio un singolo Apple Vision Pro al prezzo europeo di 3.999,999 o 12 Quest 3S, che diciamo che al cambio dovrebbe essere equivalente? La domanda è stupida e la risposta è ancora più stupida. Ovviamente è meglio prendere 12 Quest 3S, per farci cosa ancora non lo so, però insomma voi nel caso comprate 12 MetaQuest 3S.
Però per approfondire meglio questo discorso parliamo un attimo di Vision Pro. Mark non le ha mandate, a dire durante la presentazione, ribadendo che Meta Quest 3 fosse il miglior dispositivo XR sul mercato, e facendosi anche l'applauso da solo, come avete visto. Non voglio neanche dargli torto, perché un dispositivo come Quest 3S e anche Quest 3, che ha subito un taglio di prezzo proprio in questi giorni, venduto quindi a un prezzo più popolare e accessibile, è sicuramente un dono per l'umanità. Ma d'altra parte quello che fa Vision Pro lo fa meglio di chiunque altro, e non intendo un po' meglio, lo fa proprio meglio meglio meglio. È vero che con Apple Vision Pro non ci giocate nativamente bene come su un Quest, quindi se il vostro focus primario è il gaming, pro o non pro, Vision Pro non è per voi. Ma perché allora ne stiamo parlando? Semplicemente perché da febbraio, da quando è uscito AVP, Meta non ha fatto altro che far arrivare una serie di aggiornamenti al suo software per introdurre feature simili a quelle di Apple Vision Pro: i video spaziali, foto spaziali, le finestre flottanti. Ed è per questo che lo metto a confronto, perché Meta sta cercando di distogliere l'attenzione da un prodotto apparentemente unico per far alzare i riflettori sulla gamma Meta Quest, che a un decimo di quel prezzo in realtà fa quasi tutto quello che fa AVP, a parte i persona, ma non lo fa con quella morbidezza e piacevolezza tipica di molti prodotti Apple. Da me Apple Vision Pro, appoggiato sempre in salotto, ha un'immediatezza clamorosa per fare piccole attività come guardarsi un film, un video, alcune interazioni sulle app di messaggistica, FaceTime e altre, con un pass-through che al momento non ha rivali e probabilmente non li avrà per diversi anni, soprattutto poi con un pannello che ha del clamoroso, con neri perfetti, mai aberrazioni cromatiche, mai distorsioni o sbavature. Il mix poi di hand tracking, millimetrico e eye tracking non fa rimpiangere i controller, se no in alcuni casi un po' più concitati. Certo, la qualità si paga, ma questa è la realtà dei fatti. Non mi sento quindi di consigliarvi a cuor leggero il Quest 3S come il vostro visore preferito per guardare film o usare app di messaggistica. D'altronde però nemmeno spendere una cifra esorbitante come per Apple Vision Pro sembra una soluzione sensata del problema, ma ne emerge quindi che manca una soluzione vera per i consumatori nel mezzo. Cioè, sta a voi quindi capire che Quest 3S è un ottimo visore, credo anzi il migliore per avvicinarvi per la prima volta alla realtà virtuale e per prendere confidenza con la Mixed Reality spendendo il meno possibile, e che vi darà dopo qualche settimana di utilizzo gli strumenti necessari per capire se la realtà immersiva, XR o qualunque altra cosa possa fare parte delle vostre giornate in modo fisso o solamente saltuario, oppure mai. Permettetemi poi di segnalarvi che dopo i diversi contenuti che sono usciti su questo canale su AVP non abbiamo mai parlato di nessun tipo di accessorio, come succede di solito per altri visori, perché per come è costruito AVP non è facile, non permette agganci comodi rispetto ad altri visori per customizzarlo. Anna Pro però, sapendo quanto è pesante AVP nella parte frontale, avendo un peso non indifferente sul davanti dovuto ai materiali pregiati ovviamente, ha creato questa bandella morbida per ridurre il peso facciale. La bandella si aggancia nella parte frontale e sostiene in modo convincente. I più esperti di voi però hanno già visto che la bandella non è regolabile, e quindi bisognerà capire quale forma della testa avete e se possa essere compatibile con voi. Barbara, da tantissimo nostra moderatrice, collaboratrice, supporter, R&D, chief operator, l'ha trovata subito di suo gradimento, trovando sollievo immediato alla pressione per lunghe sessioni. Io personalmente però ho la fronte troppo alta per usarlo con piacevolezza. Trovate la bandella di Anna Pro sul loro sito, che vi lascio in descrizione. Visto che però la tecnologia corre veloce, trovate già su Kickstarter la Gen 2, che ho provato in anteprima con un doppio strato e un piccolo gioco di qualche millimetro per sistemarlo meglio a seconda del vostro volto, e posso dirvi che la mia fronte è già migliorata di molto la situazione. Dentro ho trovato anche tante spugnette di diverse dimensioni, così da adattarsi a più volti possibili. Ma non è finita, perché trovate anche il case da viaggio per Apple Vision Pro, che vedete nelle immagini. Ovviamente case adatto a qualunque visore di piccole dimensioni, ma con l'idea dietro a quella del case ufficiale che ferma il visore e gli attacchi per fissare la batteria. Torniamo ora al nostro video. Posso usare Meta Quest 3 come visore PC VR? Beh, allo stesso modo come su Quest 2 sarà possibile giocarci. Probabilmente non aspettiamoci migliorie tecnologiche da questo punto di vista, anche perché il pannello e la risoluzione sono le stesse del Quest 2, ma al massimo una migliore tecnologia di comunicazione Wi-Fi. Ma quello che facevate con Quest 2 collegato in tethera al PC lo potete fare nello stesso modo, in modo equivalente, con il Quest 3S. Meta non ha annunciato trasmettitori proprietari, hub, dock, nient'altro che possano facilitare questo processo, se non una chiavetta
praticamente inutile. Quindi sicuramente, come già menzionato, dovete appoggiarvi a AirLink o Virtual Desktop. So già cosa state pensando: andrà in sconto al Black Friday. E allora, se la storia ci serve per conoscere il futuro, la risposta è no. Difficilmente vedremo un taglio di anche solo 50 euro al Black Friday o durante il Prime Day, difficilmente anche sotto Natale. Storicamente questo non è mai successo. Forse ci saranno dei bundle con i giochi, e vi ricordo, a proposito di giochi, che già se lo acquistate adesso ci sarà Batman incluso. Chiudiamo con i giochi che avevo già sulla libreria Quest 2, come li passo sul 3? Sono gli stessi giochi? Sì, nel caso abbiate già un account Meta che usavate appunto con Quest 2, quello che dovrete fare sarà semplicemente loggarvi sul Quest 3S e la vostra libreria sarà totalmente disponibile e retrocompatibile. Posso però giocare contemporaneamente su Quest 3S e 2 con lo stesso account? Verosimilmente, quando avete due visori si riesce a giocare ad alcuni giochi online con lo stesso account, ma non ci metterei la mano sul fuoco, a volte bisogna fare un profilo ospite, allora in quel caso con la stessa copia del gioco si riesce a giocare anche online, però potrebbe non funzionare in tutti i giochi. Prendete questa risposta con le pinze, gioco per gioco. D'altronde anche con le migliorie grafiche non c'è niente di schedulato. In questi ultimi giorni è arrivata anche la notizia che MOS sarà migliorato su Quest 3 e Quest 3S rispetto al Quest 2. Potrei stare con voi a rispondere a domande per ore, ma questo era davvero tutto quello che aveva senso raccontarvi. Noi ci rivedremo dopo l'uscita del prodotto con la recensione e tantissimi contenuti di approfondimento. Trovate in descrizione il link Amazon referenziato GameCult per l'acquisto, che a voi non cambia nulla e a noi ci supporta. Un saluto e vi auguro buona via.